Rieccoci collegati per il terzo tempo, per questo terzo tempo di fine stagione, partita oramai estiva tra Novara e Alpignano. Partito da poco il terzo tempo, è rientrato in porta Ferrari al posto di Caci, è rientrato anche Raiola, Stai sull'uomo. coppia difensiva con Gurzi, centrocampo Bravo, vedo bravo, Zonca. sinistro, bravo. Zonca e Lecisca a centrocampo Sì, e bravo. poi abbiamo un numero 10 da favola sulla fascia destra, Cecchinato. A sinistra abbiamo Jordan Baroni, in attacco vedo Collia con a supporto Zonca. Subito a terra Cecchinato. Lo sgusciante Cecchinato, un'anguilla quest'oggi. Una cosa da notare, il portiere dell'Alpignano che è entrato Portiere questa mattina. Alpignano, sì, numero uno. Si rialza Cecchinato, va a prendere il suo posto in attacco. Sì, gioca lui in attacco con Collia. Punizione sulla palla, mi sembra Lecischi, Luca. Vediamo, tenterà il cross nel mucchio. Ecco che parte la rincorsa, palla che arriva proprio nel mucchio, Cecchinato! Sguscia ma non riesce a imprimere forza. Attenzione, riparte l'Alpignano, palla lunga. Ico. Rallenta l'azione Federico Raiola. Palla in calcio d'angolo. Dopo lunga pandemia sembra che siamo ritornati Sì. 2 anni fa con la gente sugli Sì. spalti. Spalti gremiti anche quest'oggi qui a Novarello. La festa del calcio. Calcio d'angolo, palla ancora nel mucchio, pericolosi, molto pericolosi Sono attenti loro, su palloni alti. sì. Puoi salutare anche Manzotti, oggi lo vedo, guardo lui. Chi? Manzotti. Ah sì, vedo lui. Un saluto al nostro Luca Manzotti, detto la bandiera, la bandiera umana, Guardalo qua. un grande ex del Novara, Però devi tagliare il in movimento. forza una squadra rossonera, quest'anno, non diciamo quale, ma è rossonera. Zonca, 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 Gurzi, pressing asfissiante dell'Alpignano, vedo. Lecischi, attenzione, palla un po' pericolosa per Ferrari, che rinvia di piedi. Raiola, perfezione al rinvio, difende la palla Daniel, ma ripartono loro. Ah, lì dove c'è la... Raiola, Lì a Raiola, destra. Ecco, lì a destra Baroni, lì c'è il portico grande con resta lì tutti i Mattia, cavoli, resta lì, non guardalo. intendo. Per Zonca, 1-2, Ecco. bravissimi, Dai, palla in fascia per Collia. Eccolo. Via. 1-2 con Baroni. Contrasto di Bonetti. Ah, c'è Bonetti sulla destra. Zonca ne salta due, si presenta al tiro, però è tutto chiuso. Palla lunga, siamo un po' scoperti di Iuri. Vediamo, recupera Raiola. E va in gol, va in gol. Va in gol il loro attaccante. 4-3. E adesso soffriamo adesso. Ricorda anche le assenze.
quest'oggi. Vitale. Vitale. Vitale, sì. Tre ragazzi assenti. Per loro già periodo di vacanze. Ancora la Pignano in attacco. Questa volta però palla sul fondo. Dobbiamo essere più attenti comunque. Sì, in fase difensiva soprattutto, perché sono i ragazzi molto alti, veloci. Eh sì. Fa molto caldo, Iuri. Vedo anche stanchezza nei nostri. Ancora Alpignano fermato. Bonetti. Palla in fallo laterale. Fallo laterale per l'Alpignano. Fallo laterale Baroni al fallo laterale, palla per Collia, prova a metterla giù, Collia viene fermato, ancora però l'Alpignano avanza il numero 5, ne salta 2, prova il tiro, ribattuto, Raiola, niente da fare. Iuri, sì, sono strani i nostri oggi. E ripartiamo noi con Zonca, cerca Cecchinato in anticipo, però il loro difensore. Non riusciamo a agganciarsi da sotto, no, non riusciamo a tenere palla in avanti. Bonetti, ci prova lui, palla lunga per Cecchinato, va a terra. Ancora Bonetti, Gurzi, anticipato. A vuoto, ripartono loro, siamo scoperti, palla per il numero 7, attenzione, si gira, para Ferrari, ancora loro, ribattuto da Zonca, stiamo soffrendo. Bonetti, ancora loro che vanno al tiro, Ferrari che trattiene la sfera e ripartiamo. Palla lunga, palla un po' troppo lunga. Risultato ancora fermo sul 4-3 questo terzo tempo, 1-0 per loro, Iuri. Riprende il portiere dell'Alpignano. Baroni la gioca, Collia sponda su Raiola cercava ancora Zonca, recupera per Aguzzi, grande Antonio, prende lui la palla, avanza, fermato, ancora l'Alpignano che sono sempre pericolosi, vanno al tiro, Ferrari. Ancora un pericolo. Prova anche di assist. Ma abbiamo finito qua, no? Per un tempo. Calcio d'angolo. Battuta, respinge Gurzi. Attenzione, libero per il tiro numero 5, l'effetto è Ferrari, si invola, mette la palla in calcio d'angolo, ma stiamo subendo. Arbitro cambio, Mattia vieni.
quando si riscalda non funziona. Calcio d'angolo ancora, Raiola di testa, Bonetti allunga, però sono sempre loro che giostrano al limite dell'area. Niente, la prendono ancora loro che vanno al cross. Raiola respinge, cecchinato. Cecchinato, cercava un 1-2 con Zonca e Collia. Un po' troppo difficile. Guardalo Marco. Ancora l'Alpignano. Ma Zonca ferma l'azione. Aspetta Simone, cambia, Neri, cambio, vieni in fascia di qua. Vai di là Simo, veloce. Questa è gran pena, sai. Manca solo una cosa. Rimessa laterale. Occhio dietro di te, Alessio, non lo prendi più, Non lo prendi più. Ferrari fa sua la palla. Molto attento, se fosse attento Ferrari. Che prova il rinvio lungo, ma non c'è nessuno dei nostri lì. Però la prendiamo con Zonca. C'è un po' di spazio. Zonca arriva prima sulla palla. C'è Jordan Barroni alle sue spalle. Vediamo se la gioca. No, è tutto chiuso adesso. Bisogna velocizzare di più, Iuri. Anche perché era una buona occasione. Comunque guadagniamo un corner. Un corner. Ancora Zonca. Le Cischi, va il tiro Le Cischi. Cecchinato, sbuca le spalle di tutti. Cecchinato a fari spenti, di testa la mette alle spalle del portiere, incredibile. Grande! Incredibile. Meno male che non è andato con le mani. Incredibile. Mamma. Abbiamo trovato adesso. Cecchinato, bomber. Vediamo il papà Cecchinato che si accinge ad andare al bar. E adesso siamo sull'1-1 in questo terzo tempo e 5-3 parziale totale. Con tutti e tre i tempi. Collia. Allunga su Bonetti ruba il tempo difensore, la mette in mezzo, bella, ancora Collia difende la palla, va il tiro, vediamo, calcio d'angolo, dai ragazzi, sono ripresi i nostri, dopo un 10 minuti Iuri di appannamento, sono ripresi. Ancora palla corta per Le Cischi, questa volta stesso schema di prima, ma Cecchinato era già però in area. Eh sì, sì. Mister Iaraci ricorda Le Cischi di far gol. Allora entra Ferrò sulla fascia destra, esce Bonetti al box del cambio, anche Perina pronto al suo ingresso. Andiamo. Vai a prenderla. Ferrò. Anticipa, palla in out. Cambio gioco da Pignano, Ico Raiolo, attenzione, un loro attaccante da solo e c'è il gol questa volta, va in anticipo sulla conclusione e trafigge Ferrari, quindi siamo 5-4 Iuri, 5-4, esce Cecchinato, entra Perina, Zonca. Cerca il lancio lungo per Baroni. Davanti alla palla, Ricky. Baroni Jordan salta l'uomo con un sombrero. Cerca Collia, chiuso da due, Sandwich.
Zonca, Zonca, lotta, fischia l'arbitro, punizione per l'Alpignano. Giusto. Giusta punizione. Punizione per loro. Palla lunga, vediamo un po', fin troppo, palla in out. E siamo arrivati, Iuri, al quindicesimo. Ultimi 5 minuti di questo secondo tempo. Le Cischi per Colli, anticipato però arriva Zonca. Colli mette giù la palla, la dà a Zonca, si gira Zonca, vede un corridoio per Ferrò e guadagna un calcio d'angolo. Dai, dai. Calcio d'angolo per i nostri. In quattro in aria, più le Cischi fuori dall'area. Ecco la palla in mezzo, interessante, anticipato Perina. Riparte l'Alpignano, Icoraiola però ferma tutto, la gioca su Ferrari, Ferrari bravissimo su Baroni, rimbalzo del pallone che lo inganna. Calcio d'angolo adesso. Calcio d'angolo per Alpignano, Iuri, altro pericolo. Pericolosi loro, sono molto alti, ecco la palla, c'è l'uomo libero ancora una volta, mamma mia. Ogni cross è sempre un pericolo però. Fallo laterale per noi. Ferrò. Ferrò. Le Cischi. Zonca. Zonca, palla campanile. Ancora Zonca. Ancora Zonca, palla per Collia. Bravo Dani. Bravo Dani. Baroni che va al tiro. Si erano chiusi loro. Siamo oramai agli sgoccioli. Stanchissimi i nostri, Iuri. Vedo proprio una stanchezza proprio fisica e secondo me anche mentale per questa stagione. Un po' anomalo. Sì, con questo caldo che blocca un po' tutto. Dalla nuova stagione, con tutti i cambiamenti che abbiamo. Sì, si prevedono grossi cambiamenti la prossima stagione. La prendiamo noi con Gurzi. Bravo Nico! Le Cischi, ha un po' di spazio adesso, la gioca però indietro su Ferrari. Si allargano le ali, ma Ferrari cerca con una palla lunga Collia che viene scavalcata dal pallone. Ico di testa anticipa l'attaccante, vediamo se Perina riesce a raggiungere questa palla, palla all'indietro per il portiere. Fallo laterale per noi. Zonca, ancora Zonca, cerca Ferrò, e Cischi la butta dentro, palla interessante, però portiere altissimo, con il suo manone, la prende lui. Ico in anticipo, ferma l'attaccante, ancora Zonca si gira bene, Zonca, aveva visto Ferrò, Ferrari, fuori gioco non esiste qua. Gurzi per Perina,
Spallata di Gurzi. Tutto buono, si gioca. Ferrò. Ancora pericolosi, Iuri. Vanno al cross. C'è l'uomo libero. Fuori gioco questa volta. Fuori gioco, sì. Sì, era veramente sulla linea di porta. E finisce qui. Finisce qui il terzo tempo. Annullato il gol per fuori gioco. Siamo ancora 5-4 per noi. A dopo per l'ultimo tempo. Ciao amici.